cristiana sembra addirittura che negli ultimi anni ci sia un aumento di tentativi di truffe a persone magari che stanno un po' più da sole o sono un po' più anziani, e capire se questa è una percezione oppure effettivamente da un punto di vista confermato, e quali sono, diciamo, magari le tipologie più comuni qui in zona. Allora, buonasera a tutti. L'andamento è pressoché costante, risente di alti e bassi come qualsiasi tipo di reato che possa essere di natura predatoria, ma per quanto riguarda il discorso delle truffe, le truffe si possono manifestare in tantissimi modi. C'è la truffa con la clonazione della carta di credito, molto spesso sente dire, io stesso sono stato truffato con clonazione di carta di credito. C'è la truffa di un pacco che è arrivato a casa quando nessuno l'ha ordinato. C'è la truffa, come è stato appena detto, di un contratto che è stato proposto. C'è la truffa di un incidente stradale perché la macchina mi ha toccato e allora devo pagare i danni. Quindi c'è un ventaglio di opzioni, un ventaglio di truffe che riguardano tutto il palcoscenico che viviamo. Casa, strada, banca, autobus. Dobbiamo pensare principalmente a una cosa: il truffatore non è una persona stupida, è un professionista nel suo campo. Il truffatore è un uomo che, prima di porre in essere un'azione, prima di porre in essere una truffa, la studia attentamente, ristudia attentamente. In Penisola Sorrentina noi abbiamo fatto tanti arresti di presunti avvocati, operatori dell'Enel, del gas, carabinieri, presunti poliziotti, presunti finanzieri, presunti postini. Cioè il truffatore si ricicla ogni giorno. D'altronde la truffa, se è sempre la stessa, prima o poi viene sgamata. Quindi è necessario che lui cambi, diciamo, la sua interpretazione molto molto spesso. Però fondamentalmente quello che fa è bussare alle porte o telefonare direttamente alla vittima. Questo studio viene fatto in maniera accurata giorni prima dell'azione, tant'è che quando la vittima riceve la chiamata, sentire la signora Rossi, sì, sono io, bene, io sono l'avvocato Tizio, suo figlio Paolo, e la signora dice sì, io ho un figlio che si chiama Paolo, ha fatto un incidente stradale vicino a casa sua. Allora la signora già capisce che può in un certo qual modo fidarsi di quello che gli viene detto, perché determinati dati, determinate informazioni che gli sono state fornite sono veritiere, perché quella persona precedentemente si è appostata sotto casa, ha iniziato a vedere i numeri civici, cosa compare ai campanelli, che cognome, la signora quando esce, quando rientra, che lavoro può fare il figlio, cioè prende una serie di informazioni. Questo bagaglio di informazioni, di esperienze, gli può servire per porre bene in essere la truffa.